Benvenuti all'Osteria Se Poi Quando di Simone Bormolini, in via Ripamonti 212 a Milano. L'oste ci racconta ora della sua osteria e delle sue specialità. Buongiorno o buonasera, a seconda di quando guardiate questo video. Sono l'oste, alias Ciccio Pasticcio, titolare di questa simpatica osteria che nasce nel 2007 da un'idea mia e della mia famiglia, che abbiamo avuto desiderio di portare in tavola i sapori che si sono persi, i sapori che vanno riscoperti, insomma la tradizione della cucina italiana, prevalentemente in sincerità di quello che è il nostro background, quindi il centro-nord, però sostanzialmente cerchiamo di dare spolvero anche a ricette che possono andare incontro un po' a tutte le specialità italiane. Di base abbiamo lo gnocco fritto come specialità, le pietanze sono sempre tutte espresse e fatte in casa. Facciamo noi il pane, facciamo la pasta fresca, facciamo lo gnocco fritto e anche i dolci. Se Poi Quando è un locale informale ma che richiama la tradizione, allegro e accogliente. Abbiamo riprodotto quello che è una, diciamo, una corte milanese dei primi del Novecento, tant'è vero che sono, il locale è un po' ricorda con i suoi balconcini, le finestre, i colori delle pareti, quello che era l'abitudine architettonica del passato, dei primi del Novecento, di dipingere di colore giallo. Infatti c'è il famoso giallo Milano, che è un colore proprio tipico delle case di ringhiera di una volta. L'osteria è famosa per le tagliatelle porciccia, ai porcini e salsiccia mantovana, per le sue carni alla brace, oltre che per i suoi ottimi taglieri e i fantastici dolci fatti in casa, a cui Simone tiene moltissimo. Da tutte queste pietanze abbiniamo una buona cantina vini, che non è chilometrica, ma che racchiude tutte le specialità, soprattutto in molti casi biologiche, che possono accompagnare al meglio le vostre portate. Su Hai Voglia Di, l'Osteria Se Poi Quando propone un menù a base di gnocco fritto a volontà, tagliere misto di salumi e formaggi, bicchiere di vino o birra piccola, dolce, coperto e caffè. Cosa aspetti a testare la cucina e la simpatia dell'oste? Vi aspetto numerosi. A presto e grazie mille.